Ciao a tutti, bentornati. Oggi vediamo una piccola parte dei danni che ho commesso durante il Black Friday. Ci concentriamo soltanto su Zara e vi faccio vedere un po' quello che da Zara ho acquistato. In realtà, c'è stato un piccolo bug durante il mio acquisto perché avevo inserito degli articoli, dei capi, che poi durante il pagamento in realtà poi me li ha eliminati dall'ordine. In realtà erano capi a cui ci tenevo, c'era un cappotto molto bello di un colore carino, però purtroppo non sono riuscita ad accaparrarmelo, quindi c'era anche un pantalone che avrei voluto prendere, ma anche lui durante il pagamento mi è stato tolto, quindi vi mostro quello che sono riuscita a prendere. Partiamo da questa scatola che contiene un paio di stivali. Anche questi stivali erano un pezzo che ci tenevo a prendere, anche perché c'era il 30% credo, da 90, li ho pagati 50. E sono questi stivali qui semplici, senza tacco, quindi bassi in pelle. Il gambale mi piace molto perché non è molto aderente, ma comunque è abbastanza largo. Mi piace questo taglio un po' non proprio dritto. Mi arrivano praticamente sopra il ginocchio, sono molto carini. Il numero è il 37, è sempre lui il mio numero. Il prezzo infatti pieno è 99,95, però per fortuna sono riuscita a prenderli. Infatti dopo pochissimo sono andati sold out e mi piacciono molto. La pelle mi sembra anche molto resistente, molto morbida, tipo il gambale mi sembra molto morbido e per questo appunto mi piace. Mi piace che abbia anche questa para, non bassissima ma neanche troppo alta. Una via di mezzo, sarà tipo 3-4 centimetri e mi piacciono abbastanza, quindi di questi sono davvero molto contenta. L'altro pacco invece contiene dei capi d'abbigliamento che andiamo subito a vedere. Primo capo che mi sono accaparrata è questo cappello molto bello in lana, mi piace molto sia per il colore, sarà che io ultimamente sono fissata con il viola perché ho fatto la consulenza di armocromia e sono fissata con il viola, sarà per quello. E quindi ho preso questo cappello di questo color viola, molto bello. E la taglia è taglia unica, il prezzo intero è di 12,95, ma l'ho preso sempre al 30, quindi abbastanza poco. Mi piace perché è molto morbido e sembra essere molto caldo. Da me fa freddissimo in questi giorni, quindi sicuramente lo indosserò. Mi piace anche la forma. Mi sembra non essere anche di quella lana che punge, che dà fastidio, quindi dovrebbe essere anche morbido indossato, quindi vedremo. Sempre, rimaniamo sempre sul tono del lilla, ma in realtà sta accadendo qualcosa, ma in realtà è un glicine, se vogliamo essere proprio precisi. Questo però non sono riuscita, cioè, o meglio, non era in sconto, quindi l'ho preso a prezzo pieno, al prezzo di 29,95 ed è questo maglioncino cardigan con questa trama intrecciata che mi piace molto. E questo viola che sembra azzurro dalla telecamera, secondo me in realtà è un glicine, è proprio un viola blu, un lilla blu con la punta di azzurro. Quindi anche lui è nella mia palette, quindi l'ho preso. Se vedete magari la differenza tra i due viola, sono ben diversi. Questo qui è proprio un viola, lui è un glicine. Mi piaceva l'idea del cardigan intrecciato a V, magari con un dolce vita, lo trovo davvero sfizioso e carino. Sembra anche lui abbastanza caldo, quindi vedremo un po'. Mi piace. Mi piacciono anche questi bottoni, questa particolarità di questi bottoni marroni. L'ho preso nella taglia S, non c'era l'XS. Le taglie andavano dalla S alla L e quindi sicuramente lo indosserò e sembra anche molto caldo. Spero che la lana non si rovini, quindi vedremo un po'. Ultimo capo, purtroppo, perché avrei voluto tanto farvi vedere e prendere quel cappotto di cui vi parlavo, che era di un verde molto bello. Ho preso questi pantaloni in velluto. Io d'inverno adoro indossare i pantaloni in velluto, ce li ho neri, ce li ho bordeaux. Ci sono su Zara sia di questo color verde, ci sono anche blu, c'erano anche neri. Questo verde mi piaceva particolarmente, anche col verde ultimamente sono un po' fissata perché è un colore che è presente all'interno della mia palette, quindi ho voluto prendere questo colore. Ho sbagliato soltanto, secondo me, la taglia, ho preso la S, c'era anche l'XS. Siccome sono un po' ingrassata, sapete, mi sono detta, vabbè, prendo la S, non vorrei che poi l'XS mi andasse troppo piccola, ma in realtà era giusta l'XS, ma in realtà non mi va chissà quanto grande, li farò stringere un po' e chiaramente accorciare, perché sono lunghissimi,
li farò riprendere un po' i lati magari, sono un po' elasticizzati, ma c'è anche la cerniera laterale, ma il colore davvero mi piace molto. Di quelli che ho io, ho prevalentemente tutti i pantaloni che ho in velluto sono di Calzedonia. Questo qui ad esempio rispetto agli altri pantaloni che ho in velluto mi sembra un po' più leggero, semplicemente al tatto lo avverto. Però il colore è davvero bello, non ho un pantalone in velluto di questo color verde, come lo vogliamo chiamare? Verde bosco, verde bottiglia, l'ho pagato, vi dico anche il prezzo originario era 59,95, quindi 60 euro, ma l'ho pagato 35 euro e lo farò sicuramente sistemare, però sono molto contenta di questi acquisti, sono contenta soprattutto di aver fatto questi acquisti un po' più colorati del solito. Chi mi segue sa che io di solito acquisto sempre nero. Per fortuna mi sto un attimino impegnando con l'armocromia, sto acquistando colori un po' più insoliti per me, perché voglio insomma azzardare e chiaramente un attimino impegnarmi più che posso. Quindi sono molto contenta di questo pantalone e anche di tutti gli altri capi che ho acquistato. Avrei voluto farvi vedere un ordine un po' più importante e imponente, ma purtroppo mi hanno rubato all'ultimo secondo gli altri capi che avrei voluto prendere, quindi mi sono dovuta accontentare di questo. Io vi avevo detto, se avete seguito il mio video sui consigli del Black Friday e delle idee regalo, vi avevo già anticipato che Zara mi avrebbe un po' deluso, perché di solito ai saldi non mi entusiasma più di tanto, ma questa volta stranamente non devo dire che c'erano delle cose interessanti, dei capi interessanti e anche gli sconti erano validi, soprattutto io sullo stivale penso di aver fatto un affare. Quindi questa volta Zara lo promuovo, quindi pollice in su per Zara su questo Black Friday, a differenza dei saldi che mette poi magari a fine dicembre, quelli insomma i classici saldi di gennaio. E devo dire che questa volta non mi ha deluso, anzi, quindi va bene. Devo rimangiarmi la parola, perché avevo detto no, vi sconsiglio assolutamente Zara. Devo ricredermi. E nulla, se anche voi avete fatto qualche acquisto pazzo durante il Black Friday da Zara, fatemi sapere. E io sono curiosa, ditemi un po' che ne pensate anche dei miei acquisti. Io come sempre vi mando un bacio, se vi va, ve lo dico sempre, di sostenermi, mettetemi un like e seguitemi sul canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!